Oggi è uscito Omega Rugal, mi ero completamente dimenticato, io tra un po' devo partire, ma questo video è super importante, lo facciamo. È uscito la boss mode, che ho controllato prima dov'è. Sono un po' preparato, ma ho fatto due cose, sfida boss. E cosa è uscito esattamente? Vabbè, per chi lo sa e sta seguendo il video o lo vedrà in differita, è uscito Rugal come personaggio giocabile nel gioco normale, però anche questa boss mode, sfida boss contro Omega Rugal, che è la versione di, per chi ha seguito tutte le live precedenti dell'Orochi Saga, così, o comunque chi ha già giocato sa benissimo che Omega Rugal è straforte, è uno dei primo boss, cioè in verità è nel 95 Omega Rugal. Nel 94 abbiamo Rugal normale, che comunque è super forte uguale, insomma, è super cheap, come dicevamo nelle vecchie live, c'ha dei frame assurdi, cioè lui sa già quando può colpirti gratuitamente col suo Genocide Cutter, ma senza indugio andiamo. Per onorare questa boss fight, ho pensato, anziché usare, non so, Terry Bogard e i suoi fantastici amici che io di solito utilizzo, facciamo come nelle vecchie live il team che ho usato per la Orochi Saga, quindi King, Mai Shiranui e Yuri Sakazaki, perché sono è il vecchio team Woman Fighter, quindi noi lo ricreiamo con questa combinazione e andiamo a tentare di sconfiggere Omega Rugal, che sarà impossibile, già lo dico. Però prima ho fatto una prova, non mi è andata male, solo che lui dopo fa una mossa che gli toglie tutta la vita all'ultimo membro e... come ha detto l'announcer, I have a bad feeling about this, anch'io, perché ho poco tempo, speriamo di batterlo e darvi del contenuto buono, altrimenti ci riprovo quando torno, ovvero, non lo so, a Pasqua. Nella live di Pasqua contro Rugal. Questa è la sua mappa, molto bella, c'è un micro cutscene col suo baffo spavaldo. Comunque il modello poligonale è bellissimo. Cerchiamo di giocare safe. Insieme al remake di quella live che ho messo appunto. Non riesco a fare nulla. E lì c'ha già il Genocide Cutter pronto. Il suo tema bellissimo. Questo non ce l'aveva il colpo laser degli occhi. Niente, mi sta già. Ecco, mi ha già devastato. Ma comunque, alla prima volta non mi era andata un po' meglio. Un po' di vita gliel'avevo tolta con degli sgambetti bifidi. Però adesso vediamo. Ricordiamo che Omega Rugal è quello del 95 che ha la mano bionica. Infatti, è scorretto dire che è quello normale. Come faccio a colpire? Vabbè, non, questa frase l'ho ripetuta più volte, ma... niente, no, con Terry è andata decisamente molto meglio, l'avevo mandata alla rossa già con due personaggi, qua invece è lui che non si è fatto neanche toccare praticamente. Qui ci abbiamo Yuri, faccio tutto con Yuri magari. Vedi, cerco di giocare safe, però vedi? È sempre... oh, incredibile. Kaun diventa invincibile e ci linka qui. Ma lui fa questa che viene avanti. No, salto Genocide Cutter, quindi neanche a provarci. Mi devo ricordare, mai saltare con Rugal e Omega Rugal. Va bene, va bene. Infatti questa mia mania di riprendere il team con cui abbiamo subito non è stata grande, perché qua non le ho mai usate loro, però insomma, se con Terry Bogard sono arrivato a buon punto, che quasi l'ho ucciso al primo tentativo, ho detto dai, cambiando personaggio non sarà così difficile, invece... io perché neanche... boh, provo adesso una strategia differente. Provo a stare più indietro. No, non sono... ok.
No, anche in aria prende. Ma... Ok. No, per favore. No, è bello che sono saltato proprio per prenderlo, perché... Vabbè, vabbè. Non si ricarica la vita, spero. Ma... ok. Oh, ho schippato l'intro, vabbè, non importa. Questo è il modo stanco. No, ma ero basso. Quindi con lui è debole un po' le scivolate, si toglie un quarto. Vedi, già siamo abbiamo migliorati rispetto al primo tentativo. Vorrei tentare di baitarlo. Guard crash con solo un pedino. Ma no, perché lui già sapeva. Niente, vabbè. Comunque un quarto, gli abbiamo tolto un terzo, adesso vediamo. Facciamo abbastanza veloci, perché non ho molto tempo rimasto. L'altra volta ci ho messo 2 ore con quello del 94, questo non sarà tanto più difficile. Round 1, ready? No! Anticipato così, però già un attacco, quante attacche c'ha? Devo fare 10 scivolate circa. Ma... Ma no, toccava a me, poi non tocca mai a te se è un boss, un figlio fighter. Sì, ciao, cioè lui. Questo ti uccide, passa attraverso, se non gli sta stavolta. E pare non ce l'avesse il Rugal Bernstein originale. Cavoli, con Joygashi ho tolto tutta la vita, invece qua. Forse devo andare un po' più convinto, no? Ok. Però non è sufficiente. Se si è incavolato. Ecco, infatti. Niente. Denudata, vi hanno rimesso i vestiti steppati. Però ho capito, potrei entrare con l'autocombo dopo aver... No, non ho finito di tagliare. Con l'autocombo, vediamo. Fighissimo. Chissà se sì, pareva che fosse quello originale, il tema... Il tema del 94, no, del 95 mi sa, è proprio di Omega Rugal.
Perché nel Sì, trailer c'è un scusami, errore, non quando ci viene sto presentato sentendo Lugal io. normale c'è You scritto Omega, ma in realtà quello che tu are ready? utilizzi non è Omega. Pensavo. No, ma è il canale, però quando entra quello è la fine. Incredibile. Cioè, su quello vecchio facevo così, tu andavi indietro. Laser, infatti in teoria strano che non mettesse il laser. Volevo entrare con un altro attacco. Niente, si becca, guarda che distanza. Incredibile, c'ha 10 metri di distanza. Incredibile. E sì, qui volevo. Io mi ricordo che lui. Ecco, no, non adesso. Se tu salti mentre fa le Kuken, però lo devi anticipare. Cavolo, ma ha aumentato la velocità. Sono saltato prima. Questo è proprio il classico episodio Boss Rage. Round 1. Ready? No, toccava a me. Ma dai, ma stavi facendo lo scappo. Come puoi aver fatto il Genocide Cutter durante lo scappo? Cioè lui cancella come mi pare, capito? Non c'è una mossa safe che io possa fare, incredibile. Ma almeno consuma una bara mentre fa sta roba, incredibile. Ma mi sta facendo veramente intravolare. Oh, prima gliel'ho fatta per un millimetro, adesso con loro zero. Bisogna capire quali mosse sono safe e quali no. Ma chi t'ha detto? Niente, proprio come gli pare fa. Dai, 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 veloce. Non so veramente che attacco fare, incredibile. Perché lui poi in alcuni giochi, tipo appunto nel ve il vero Mega Rugal era debole a un attacco, ma quello era un deficit della IA del nova di KOF 95. Dai, skip, skip, skip. Vedi, cioè. No, non sono saltato, maledetto. Cosa fa? Ambe. Ambe. È inesorabile. Cioè, tu salti il Red Kuken e lui ti fa quella mossa che scatta in avanti e prende anche in modo aereo.
Round 2. Ready? Go! Let's move him! Let's move him! Let's move him! No. No, ti pare strano che togliessi poco. Questa toglie. Immaginavo che quella lì che cammina inesorabilmente e togliesse poco. Dai, ci ho provato. Ma lui basta che la fai e niente. Quindi prima ha sbagliato a farla da lontano. Dai, dai, per favore. Voglio essere benedetto. Ho ancora una mezz'oretta. Un po' di più, forse. Ma poi devo mangiare, vabbè, non mangio. Round 1. Ready? Go! Damage assurdo. Ma no, è lontanata. Ma sono imparata. Non faccio niente. Quelle due volte che mi ha preso molto strano. O che non tenevo bene la levetta giù, ma mi pare strano. Burn to fight. Ready? Go! Let's book him! Let's book him! Penso sempre che c'è il tempismo. Cioè, tu pensa, anche se lanci un cacciotto da lontano, lui c'ha il faregno, lui arriva lì e ti uccide, non ci sono cazzi. Vedi, ho fatto io il Choappa, niente, vince il Genocide Catherine. Facesse spesso questa, vedi. Ah, questa è la gara. Oh. Certo, adesso si è inventato un parola. Dai, vieni, vieni addosso. Lo so, mi sta consumando qui le spunte. Niente. Perché l'ho voluto saltare l'ultimo, perché sennò comunque mi avrebbe sconfitto con il cheat damage. Proviamo. Quindi sì, forse ho capito. Però tipo per fare delle mosse, vabbè che è anche una combo, un autocombo senza le stock, cioè le barre per fare le mosse speciali, va bene. Round 1. Ready? Go!
Le buche! Le buche! Niente, io ho provato a dare un pugno, ha vinto il Genocide Cut. Incredibile. Incredibile. No, per favore. Sono auto-ucciso con il mio Venom Strike. Oh, però metà vita con King, attenzione. No, è imparata, ciccio. No, non me l'ha dato valido. Non me l'ha dato valido, perché quando lui fa quella più potente ha molto... è in svantaggio di alcuni frame, ma stavolta non me l'ha data, è incredibile. Perfetto, che sono fatto bene. Ma ancora non sufficiente. Ah, fa già il cazzo, vero, occhio. E ti pareva che si inventavano un cazzo. No, ho sbagliato io. Dai, fa lo scatto. Sì, sì, incredibile, ragazzi. Grande Yuri, anche lei l'ultima volta l'aveva ucciso. Ma sono contentissimo perché carico il video. Forse riesco anche a mangiare. Sì, 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 tempo di completamento 2 minuti e 7, non ho barato, perché nel senso ho usato personaggi così, certo ho sfruttato le autocombo che sono del gioco, perfetto. E sì, Yuri sei una grande, anche l'ultima volta lei l'aveva sconfitto. Sono disponibili nuove arene, sarà questa, no? Una nuova musica che spero sia questa, molto bella, anche un nuovo costume, esatto, che ho letto prima, abbiamo sbloccato una skin per Rugal. E no, su questa schermata io vi saluto tranquillamente, sono contento che per chi ha visto in diretta, perché c'è un tizio o chi non, e adesso lo carico subito su YouTube e parto, mangio e ci vediamo alla prossima. Bom bom bom.